Ragazzi, oggi vi porterò in Neptuno. Non ve lo paga il biglietto, però. Guardate, ve lo pagate voi. Non mi interessa. Non ho abbastanza soldi in tasca. Questo lo dici tu. Volete rapinare Pingu? Pingu è più ricco di tutti qua. Va bene, signor Jack. Che assomiglia a Jack. Ah no, si chiama pure Jack. Va bene, ok. Signor Jack, stiamo andando per il Titanic. Ehi, benvenuti nella Crew History. Dobbiamo andare a prendere la porta per giocare il game. Buon voyage, viaggiatori. Buon voyage. In teoria dovremmo fare una bella vacanza. Sai che c'è uno chef là dentro, troll, che ti vuole cucinare perché no, sei un tacchero. Ci vediamo la prossima volta, ciao. Ah, eppure tu, tonno. No, io mi dissocio. Tonno, non farti, non farti scovare, tonno. Andiamo, torno, andiamo, via. Allora, vi pago il biglietto. Ah, ok. Uè, finalmente andiamo in vacanza. La vedo a crociera, guardate, mi tuffo in piscina. Wow. Ma io non so nuotare. Ma come non so nuotare? C'è pure la paperella, tacchino. Guarda, c'è pure la paperella. Che cosa vuoi insinuare con questo? Jack, Jack, balli. Bravo, muovi quel sederino, Jack, forza. Asta, asta, asta. Vieni qua, dobbiamo fare una scena, vieni qua con me. I like the view. You're my best view. Ok, dobbiamo andare nelle nostre stanze. Non so, ci sono stanze. Ma mi sono buttato a mare. Ma come ti sei buttata a mare? Ma come ti sei buttata a mare? No! Ma è tonno! Nulla! Si voleva... voleva andare con i suoi parenti! Ti raggiungo, tonno! Attento che ti marinano! Tonno! Tonno! Dimmi un attimo, sei diventato una scatoletta rio mare? Mi hanno catturato. Ti hanno pescato, ti hanno, vero? Sì, sì. Vero, Fra? Io vi pago il biglietto, ma voi non dovete morire, grazie, eh. Ci sono un sacco di stanze in questa crociera. Perché voi non andate ad esplorare? Esploriamo le stanze, esploriamo la crociera, ragazzi. Guardate, c'è il buffet. Possiamo comprare cose. Sì. Dobbiamo. Prendi il... la Mac porchetta. Non ho abbastanza bugs. Ma vaffan bugs. Andiamo alla stanza. Andiamo alla stanza. Secondo piano. Secondo piano. Scendiamo giù. Allora, che stanza vi prendete? Io mi prendo la 103. 103. Questa è la mia stanza. Io vado alla 100. Ma scusa, ma io non voglio stare solo. Dai, vengo con te. Il tutto lo prendo io. Ok, vado solo, dai. Ciao. Questa è la classica posizione per dormire, eh? Sveglia, tonno, dai, dormire, tonno, dai, non dai, farti dai. Tornare. Vieni con me, tonno. Dai, dai, andiamo. Andiamo in cucina, però voi nascondetevi. Tonnetta, che succede? Che succede? Tonno, mo ci facciamo il sushi con te. No, mi sta venendo fame. Mi sta venendo fame. Ragazzi, è diventata sera e c'è questa paperetta inquietante. Posso prenderla? Pizza. Dobbiamo prendere il cibo. Cioè, ah, ok, possiamo andare al buffet, cibarci quante volte vogliamo. È gratis, giusto? No. Ma come no? Vorresti che cosa che... Io mi prendo un panino alla porchetta. Voi ne volete uno? Bravo, tonno! Quello è un panino al tonno, credo, comunque, non alla porchetta. Ma non so quanto è consigliabile mangiare in questi... frangenti, dici? Dobbiamo andare a dormire, ragazzi, c'è fatta sera. Ma io volevo fare notte bianco. Ma aspetta, quella è la nostra stanza è... Tonno, tonno, come ci fai qua? Esce, esce. Tonno, andiamo nella stanza di Fra. Andiamo nella stanza di Fra. Ah, guarda, abbiamo le cabine comunicanti. Fra, vengo a farti visita. Guarda, dormo in questo letto. Io dormo qui, ciao ragazzi. Ecco. L'abbiamo arredato stanza. Vabbè. Gli abbiamo messo la stanza. Buonanotte a tutti. Non riesco a dormire perché salto. Perché salto? Che succede? Attenzione. Non abbiamo dormito. Attenzione. Oddio. Cinematica. Ma da perché c'è l'arena nella stanza? Ragazzi, siete sveglie. Ma che fa? Siete sveglie.
Dormite, Nappi. Dormi, Nappo. Aspettate, ragazzi. Fai tu, parla tu, troll. Un brutto presentimento. Allora, nella mia stanza. No, 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 non sto facendo nulla io, però. Okay, che cosa hai pagato? Ora capisco perché è gratis. Io sono un tacchino, mi vogliono cucinare, aiuto. Ragazzi, io sono un ragazzi, c'è una pare. Luce verde, raga. Guardate attraverso la finestra. Una nave! Una nave pirata! Sono venuti a prendere il tonno! No! Tonno, salvati, no. Scappa! Io chiudo la finestra. No. Ma la finestra si è chiusa da sola. No. È tutto nero. Abbiamo bisogno di andare nella stanza del generatore. Ok, dov'è la stanza del generatore? Adesso, qua, di qua. Dove c'è la stanza del capitano? Di qua. Ecco qua, serviva una torcia. Ah, ah, che succede? Oh, ma... Tipo Jack, ma tu che ci fai qua? Oh, ragazzi, Jack, siete svegli? Sì, hai sentito? Sì, c'è un calo di potenza. Ho capito, scusatemi. No, 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 non ti preoccupare. Cioè, abbiamo solo visto una nave fantasma. Noi siamo spaventati, Jack! C'è una nave fantasma fuori dalla finestra. Tonno, dille le tue frasi. Ah, ok, ok. Entrare dentro la stanza elettrica. Però ho perso la keycard. Ah, bagno. Nel bagno. Ah, praticamente che stava facendo Jack? Jack stava andando e ovviamente ha perso la carta e è caduta dai pantaloni. Giustamente. Ma quante carte esistono? Non lo so. Tirmi la carta, tieni Jack. Grazie, troll. Ma come? Te l'ho portata pure io. Ingrato. Ho una forchetta e non ho paura di usarla, ci vado io. No, infatti, no, mettere la forchetta nella spina elettrica, che fai? No, no, non farti arrostire. No, tacchino, non vedi, no. Tacchino, non farti arrostire, vai. Ok, attiva. Ecco. Sì. Autodifesa. Autodifesa con la forchetta. L'arma micidiale di ogni tonno, in realtà. È il punto debole dei tonni, la forchetta. Ok. Ah, buongiorno. È tempo della giornata della cena col capitano. Ah, sì. Possiamo scegliere come vestirci? Ok, io mi... Ma io non sono un tacchino, non mi vesto. Io mi vesto molto elegante. Donna. Ma quello è un vestito da ragazza. Che ti fa? Che ti metti? Andiamo all'arcade. Ma Francesca esce la coda comunque. I miei vestiti sono fatti appositamente per farti uscire le ali. No, le paure, le ali, la cos'è? Ma per... Su, dai. Andiamo dentro. Gioco io a questo. Vai. Lore, ma sta la pistola. Sì, sta la pistola, la voglio. La pistola d'acqua. Ragazzi, Jack non è qui. Come non è qui? Probabilmente avrà fatto ritardo. Giochiamo qualche gioco mentre aspettiamo. Ok, dove sei, tonno? Dove sei? Ho una pistola d'acqua. Sono qui, sono qui. Non ho paura di utilizzarla. Oh, no. Ti bagno, tonno, ti bagno. Cosa è successo alle macchine? Ragazzi, guarda la porta. La porta. No, è un fantasma. È mio zio Tony. Non so come tradurlo. Non lo so, ritornate indietro. Ma c'è uno zombie. Sopravviva. C'è uno zombie. Ho la pistola d'acqua e non ho paura di utilizzarla. Non pensavo che la pistola d'acqua facesse così male, ragazzi. L'acqua fa male. Acqua fa molto male. Ai. Ok. Ce ne sono altri? Questa è la vostra Guarda ultima chance. No, non ho capito che cosa vuole fare con la nostra nave. Oh, vedi che una forchetta non l'ho proprio di farla, signor capitano fantasma. Cosa... Basta che non la usi su di è me. È sparito. Ha detto qualcosa di una golden necklace. E che cos'è la golden necklace? Dobbiamo andare a fare la cena col capitano. Andiamo a dirgli cosa è successo. Il capitano! Che bello! Tacchino, non guardare! Oh, no. Tacchino, non guardare! Non guardare! Oh. No, no! Questi sono tuoi parenti! Beh, almeno non ci sono io, dai. Il mio nome è Edward Smith. Sono il capitano della nave. Sediamoci. Io mi siedo... Insieme al tonno. Io mi rifiuto. Francesca se ne è accorta. Io mi rifiuto. Io non ho sentito che avete incontrato Jack. Sfortunatamente non so che cosa dobbiamo fare. Per no, prendete un pezzo. No, devi mangiarlo. Grazie, capitano.
No, perché prendo danno se mangio? Fa male il pollo. Mangia il pollo! Mangialo! È colpa di Frampesco. Oh no, è terribile! Cosa è terribile? Cosa che è terribile? Ah, infatti fa male! Infatti fa male, ragazzi, è terribile. Frampesco ha avvelenato il pollo, l'ha fatta apposta, lo sapeva fin dall'inizio. Oddio. Ragazzi, non ci vedo più, ragazzi. Mi dispiace. Ho perso... Ragazzi, ci hanno avvelenato, raga. Ci hanno detto qualcosa. E l'ho mangiato. È stata Frampesca, sì. L'ho mangiato? Ma io pure l'ho mangiato, che c'è? No, io non l'ho mangiato. Io ho mangiato, ho preso un botto. Siamo di in cella, Jack! Siete finalmente svegli? Ma poi una domanda, ma che ci fanno delle celle in una nave da crociera? Non lo so. E Golden Necklace! Aspettate, è tipo una collana d'oro! Ok? Credo, sì. Quelle che c'aveva il capitano! Il capitano ci aveva questa collana d'oro. Noi abbiamo visto un mostro che stava cercando la sua collana d'oro. Ecco il perché. Colpa del capitano. È sempre colpa del capitano. Dobbiamo prima uscire di qua, prima di distruggere il capitano pirata. Adesso lo distruggiamo, non ti preoccupare. Ok. L'ho per te io col mio bastone. Evadiamo. Ok, ma c'è una chiave qui. Ragazzi, qualcuno vuole il mio bastone? Asta, come... Ma Asta, sei passato dai condotti, Asta. Ma bene, okay. Ho capito. Io passo all'azione. Tu passa a prendere le chiavi. Sei bravo, eh. Io ho paura. Oh! Avanti voi. Oh! Se mi cucinano di nuovo. Okay. È lui. Il mostro. Foolish humans. L'urdimozzi. Io sono Barba Verde, il capitano della Perla Nera. Ehi, ma quella di Jack! Avete preso un pezzo del mio tesoro maledetto! Maledetto! Adesso andate incontro alla vostra morte! No! Oh! Aiuto! Tutto! Oh! Aspetta! Oh, no. Ci penso io con la mia pistola d'acqua! No, c'è troppa acqua! Credo che la situazione è peggiore. La situazione è peggiore, dice. Oh, premete i bottoni! Aspetta! Dove sono quelli del cesso? No, aspetta! L'ho premuto! Non ha funzionato! Ci sono dei zombie! Ci penso mentre io! Mentre voi premete Penso io qua! Pensate ai bottoni! Voi pensate ai bottoni! Io penso a distruggere questo! Ma sto capendo dove? Scappate tutti! Ho perso il mio vestito, l'ho perso in acqua. Oh, ci sono le telecamere. Okay, è nella cabina del capitano. E come facciamo ad entrarci? Con la forchetta. Bravo, utilizza la forchetta. La forchetta rimedia a tutto. La forchetta. Dobbiamo prima andare però qua dentro. Sì, mi sa di sì. Ah, no, per aprire qua dentro abbiamo bisogno della chiave rossa. Andiamo. Io dico che se ci sono dei mostri io non sono armata, Vabbè, c'è una pistola d'acqua e una forchetta. Dov'è la cabina del capitano? È sopra. Ragazzi, la prossima volta andiamo in aereo. Io non ho mai voluto che questo accadesse. E quindi? Ti do una botta in testa quando sto coso. Io mi dissocio. Ma da dove l'hai presa quella? Ho dedicato la mia non si dice dove l'ho presa. Prendete tutto quello che volete. Io sto qua con questa nave. Dobbiamo decidere, ragazzi, dobbiamo lasciare il capitano e prendere la chiave o dobbiamo prendere il ciondolo dal capitano? E prendere la chiave. Dovevi scappare. Ma io pure prendo la chiave. Capitano, il capitano deve affondare con la sua nave. Jack, cammini. Jack, apri sta porta. Jack, ti salveremo. Pensa alla tua Rose. Con che faccia me lo stai dicendo, Jack? Oh no. L'urido pirata! Avete preso la decisione sbagliata, ragazzi, dobbiamo salvarci. Io ho una pistola d'acqua. Tu prendi il piede di corpo, utilizzalo! Prendetemi a colpi nelle chiappe, prendete a colpi nei gomiti! Date i gomitate! Vai, bravo! Tonno! Non farti tornare, che tra poco è per te la fine! Bravo! Così ti voglio, tonno! Oddio, questo è bello grosso. Attenzione, la mia forchetta è più potente di lui. Barba verde, ti faccio diventare la barba bianca, te lo dico. Vai, a forza di pistola. Colpirti. Forza! Forza, fatela affondare! Basta che gli salto di sopra. Povero barba verde. Ah, muori. Ok. È morto, sì. Ma è un fantasma, come fa a morire? Non c'è tempo da perdere, via, imbarca, ragazzi, imbarca.
Maiuno. Ne lascerò un po'. Jack, ancora che capito. Vai. Era a fuoco e tutto questo Yuno là dentro. Raga, la sera c'è Jack che si fa da motore, guardate, sta camminando. Ok ragazzi, io direi che questo video su Roblox Cruise lo posso anche completare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Mi raccomando, passate dal nostro Discord. Salutate ragazzi. Ciao. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollice in su. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E... Ciao!